di un messaggio attraverso un ambiente, l'interlocuzione, il passaggio di consegne da un soggetto a un altro, da una generazione all'altra, siano poi ciò che dà vita alle parole e ne metta alla prova l'autenticità. Mi piace ricordare il prossimo appuntamento di questo ciclo che si focalizzerà in particolare sul rapporto tra linguaggio e metafisica in Italia su Rosmini e Manzoni, e del vostro ascolto così paziente e così attento vi ringrazio tantissimo. Ci sono poi domande, io sono solo contenta. Penso di esprimere un ringraziamento corale, come già con l'applauso abbiamo manifestato il nostro apprezzamento per questa, diciamo, possibilità di capirci qualcosa di più all'interno di una tradizione italiana che non è immediatamente leggibile, agganciandola invece ai presupposti, e io veramente ho imparato tante cose da Croce attraverso Gemelli, con la varietà degli interessi evidentemente, e Busa, l'aspetto delle macchine applicato appunto all'index Thomisticus, insomma, che ci ha dato quel bellissimo risultato, la scuola romana e poi ancora Milano con le sue problematiche, ma Milano che si radica in questo suo tessuto e formazione letteraria profonda attraverso Manzoni, attraverso Federico Borromeo, attraverso il luogo in cui anche ci troviamo per queste nostre discussioni. Adesso, se ci sono degli interventi, se ci sono delle domande da fare, vi prego di venire qui alla mia sinistra, io sono soltanto di mezzo, e vi lascio subito la parola in modo che si possa interloquire tra di noi. Ci saranno? Prego, Alessandro, vieni pure. Grazie, mi associo a quanto ha detto Don Franco per l'apprezzamento e l'interesse dell'intervento di Sabina, grazie davvero. Io faccio le domande con un certo timore, ma in realtà sono domande talmente particolari, parziali, insomma, per cui ho qualche timore, perché ho appreso da un filosofo che credo venga dalla tradizione di filosofia del linguaggio che la persona intelligente si riconosce dalle domande, non dalle risposte, quindi sono molto preoccupato. Una prima considerazione è in riferimento a tutto il percorso che hai tracciato globale della nascita della filosofia del linguaggio in Italia. Io sono, diciamo così, incorniciato dentro un periodo non breve di storia della cultura filosofica, anche accademica, in Italia, quindi diciamo dagli anni 70 in poi ho seguito lo sviluppo, e quindi molte delle cose che tu hai detto, molte di quelle cose mi sono ritrovato. In particolare per quanto riguarda la tradizione prima con cui io mi sono incontrato con le tematiche di chiamiamolo in generale filosofia del linguaggio, è lo studio da parte di medievalisti, di storici della filosofia medievale, del linguaggio in alcuni autori significativi del Medioevo. Quindi diciamo un primo titolo in cui ho incrociato un volume intitolato proprio La filosofia del linguaggio in Buridano, di Maria Elena Reina, ma naturalmente eravamo a una comprensione della filosofia del linguaggio, l'espressione filosofia del linguaggio di un certo tipo, che poi ha subito quell'evoluzione che tu ci hai ben spiegato. E la cosa significativa però è che in questa tradizione che
è partita dallo studio della filosofia del linguaggio nel Medioevo, è nata quella scienza che in parte è meglio denominabile come metalinguaggio, studio del metalinguaggio, ma anche è stata chiamata, Umberto Eco fine anni 70, inizio anni 80, si chiamava questa disciplina semiotica. Ecco, questa è la prima domanda. Quale relazione c'è stata e se c'è ancora traccia di questo legame oggi con questa disciplina che mi pare sia sparita però dalle... Che cosa è rimasto di autonomo nella dizione semiotica rispetto alla filosofia del linguaggio? L'altra indicazione, lo spunto che hai offerto di riferimento con la filosofia analitica, anche quella è arrivata di sorpresa rispetto alla mia formazione e anche al mio inserimento accademico, è arrivata in un momento successivo, almeno la conoscenza diffusa qui da noi, perché prima c'era stato un passaggio in cui quelli che si sottraevano alla visione classica continentale della filosofia pensavano di ancorare la filosofia alla matematica, alle scienze, alle discipline scientifiche propriamente. Quindi io ricordo uno dei progetti che firmai, perché di fatti in consiglio di un raggruppamento, siamo alla metà degli anni Ottanta, inviò al Ministero, era quello di un gruppo di persone che chiedeva di dare molto più spazio alla matematica e a quelle discipline affini, la geometria, di quest'area, insomma, nel corso di laurea in filosofia. Mentre non firmai il documento di un gruppo parallelo che chiedeva che venisse scorporata la filosofia da lettere, dalle facoltà di lettere, ma venisse messa nelle facoltà scientifiche, insomma, fisica e matematica. Poi è arrivata la filosofia analitica, espressione con la quale io sono ancora in difficoltà, ecco. Sono ancora in difficoltà perché quando sento filosofia analitica mi si presenta un mondo molto variegato e domando quindi a te in che senso, in qualche modo, la filosofia analitica oggi è coperta o copre parte, piccola o grande, non so, di filosofia del linguaggio, però la stessa domanda lo farei se qui ci fosse il nostro collega di logica. Cioè, farei la stessa domanda al professore di logica. In che misura la filosofia analitica copre quello che intendiamo oggi per logica, in senso accademico, come disciplina accademica, insomma? È un'ultimissima richiesta di scontornamento, è il discorso dell'ermeneutica. Ora, l'ermeneutica in qualche modo è stata toccata, perché in fondo la disciplina di Busa era inquadrata come un'ermeneutica anche, no? Perché, anzi, quella che dà i fondamenti, al basilare, i fondamenti basilari. Ora, l'ermeneutica oggi è in via di decadenza, diciamo, perché la filosofia analitica e la filosofia del linguaggio l'hanno incorporata, assorbita, oppure è confinata nel realismo torinese? Grazie molte. Allora, parto direi dalla prima considerazione. Un medievista può trovare largo pascolo in temi di filosofia del linguaggio che legittimamente sono chiamati tali. Proprio recentemente mi sono resa conto del percorso tipicamente francese francofono, che muove dal maestro di Alain Delibera, che ha insegnato tanto a Ginevra, e che tende a sottolineare che ci sono delle continuità profonde tra temi teoretici affrontati già nel Medioevo per risolvere i quali il ruolo del linguaggio è stato molto messo in evidenza, e temi che si ripropongono a partire dall'Ottocento, in particolare di lingua tedesca. Forse siamo noi con una
tradizione storicistica per un verso e con una partizione molto netta fra i segmenti della storia e della filosofia, a mettere più confini e più barriere di quelli che non ci siano in re. Dal momento che certi dibattiti su nominalismo e realismo del Medioevo ripropongono in modo anche molto sottile questioni, in modo molto sottile questioni che sono del Novecento. Quindi io penso che occorra alimentarsi di una grande frequentazione degli autori a qualunque tempo essi appartengono per misurarsi sulle questioni teoretiche. E dunque considerare non la filosofia del linguaggio emancipata come disciplina specialistica qualcosa di quasi neonato, ignorando le radici profonde di questioni che attraversano viceversa la storia del pensiero filosofico. Seconda domanda, il metalinguaggio e il rapporto con la semiotica. Allora, nel progetto di Eco la semiotica non si confina affatto solo al metalinguaggio. In fondo una sintesi dell'intenzione di Eco è quella di fare strutturalismo sull'opera invece che sulla lingua, quindi ritorniamo al rapporto langue-parole, i suoi libri come Opera aperta, la Lector in fabula, vogliono sottolineare il ruolo attivo del lettore nell'inferenza che è richiesta dall'atto di lettura, quindi l'incompiutezza dell'opera che viene in qualche modo sempre integrata dal lettore. Allora, da questo punto di vista si vuole lavorare più in astratto su quelle opere di decodificazione e di ricodificazione che sono interne alla ricezione di un'opera qualsivoglia, in particolare dell'opera letteraria. Ecco perché viene da Estetica, da Pareison, e in qualche modo la prossimità con Croce c'è, ma si vuol mettere più in evidenza la macchina che ogni opera è e il lavoro inferenziale importante che è richiesto al lettore, insieme con un'ermeneutica totalmente aperta, quindi il labirinto delle interpretazioni, eccetera. Il metalinguaggio è un livello importante, però è un livello importante che si giustifica in funzione del linguaggio che vuole appunto rappresentare, descrivere e spiegare. Tu dicevi la percezione di un'irruzione della filosofia analitica un po' acontestuale rispetto alle nostre consuetudini. Credo che questo dipenda da come è stata gestita da noi, perché se si vanno a leggere gli autori inglesi, anti-idealisti di fine 800, inizio 900, e il loro chiamare in causa Aristotele come l'antesignano ateniese della filosofia oxoniense, è ancora negli analitici aristotelici l'antesignano nobile della tradizione analitica contemporanea. È vero però che autori più come Carnap che come Frege, ma anche Frege era un matematico, hanno colto nell'importanza della semiosi, sia delle lingue storico-naturali che dei linguaggi matematici e formali, un punto essenziale per lo sviluppo di ogni impegno teorico importante. Quindi hanno ravvicinato di più quelle scienze formali, quelle scienze esatte, alle riflessioni sul linguaggio che noi, per i motivi che ci siamo un po' raccontati, tendiamo a non vedere insieme con il linguaggio, che spostiamo molto di più sulle opere d'ingegno, in particolare sulle opere letterarie, sul bello scrivere, a prescindere da ogni ricorso al linguaggio per interpretare la natura, le scienze della natura, eccetera. Quindi è stato più, come dire, un effetto di antagonismo che non alla radice un'incompatibilità, perché il campione dei filosofi analitici britannici della prima ora è molto più Aristotele, per questo non lo dovremmo considerare così. Io credo che ci siano anche dei motivi sociologici, si frequentava molto meno il mondo anglofono in un primo tempo nei contesti filosofici italiani, quindi c'era poco osmosi e tutto questo appariva più remoto. Probabilmente un'aggressività eccessiva rispetto a questa frattura fra scienze della natura e, diciamo, scienze dello spirito ha fatto sì che coloro che erano più avvezzi alla frequentazione del mondo delle scienze della natura o delle scienze formali, quindi ai logici formali, ai logici simbolici, abbia fatto prevalere, direi, l'importanza dello strumentario sulle finalità
e questo abbia in qualche modo enfatizzato la tensione e la percezione di un'antitesi. Veniamo a questo punto alla questione dell'ermeneutica. In effetti non c'è quasi consuetudine di scambi tra i cosiddetti analitici e i cosiddetti continentali. E questo secondo me è un vero peccato, sia perché le contrapposizioni così nette spesso sono fittizie. Poi, a ben vedere, degli elementi che accomunano si trovano. Ma soprattutto se si radicalizzano in una prospettiva teorica, non si conoscono un po' le vicende genetiche di queste tradizioni, diciamo gli epigoni possono apparire molto più lontani di quello che non fossero certi movimenti dell'inizio dei rispettivi, del costituirsi dei rispettivi mondi. Busalo lo fa capire chiaramente: se non abbiamo un'osservazione linguistica fine, su che cosa possiamo dire che si giustifica un'interpretazione dei testi? Quindi da questo punto di vista un lavoro anche scientifico sulle lingue è una buona premessa, è un buon preambolo per entrare in sintonia con il pensiero di un autore. Io credo che per converso la tradizione ermeneutica, che però a me è molto meno familiare, tematizzi, diciamo, le fasi alte del lavoro interpretativo, trascurando fortemente quelle mediazioni linguistiche che sono legate alla pluralità delle lingue, alla tecnica che occorre per interpretare un testo in una qualsiasi lingua naturale. Quindi si muovono più sul piano delle precomprensioni o delle reinterpretazioni o dei pregiudizi, ma non sul piano di un sapere che sarà anche elementare ma può essere molto sofisticato, che è indispensabile per un primo accesso alla comprensione di un testo. Quindi si creano, come dire, delle distanze perché non si vede che quanto di comune si può condividere. Quindi io penso che ci sia una scarsità di frequentazione tra i mondi, che non favorisce l'intercomprensione certamente, e in qualche caso la poca concretezza degli obiettivi che rispettivamente si attribuiscono come propri, perché nel momento in cui si aprisse insieme una pagina e ci si chiedesse che cosa si sta facendo per comprenderla, ci si accorgerebbe che certe distanze, certe contrapposizioni sono più velleitarie che di sostanza. Anzi, mi sembrerebbe un ottimo esperimento da proporre. Non so quanto ho risposto. No, no. Grazie tantissimo. Ecco, io volevo fare proprio un'osservazione da uomo della strada, no? Perché qui il linguaggio varia e le possibilità di interpretarlo, di discuterne, cambiano a seconda anche dei presupposti. Abbiamo visto dalla sua relazione presupposto positivista, presupposto scientista, presupposto idealista, presupposto formalista, presupposto letterario. E il linguaggio varia a secondo, anche lo studio, il modo di approcciarlo varia a secondo i presupposti, però i presupposti sono pur sempre un aspetto della realtà e quindi da questo punto di vista anche tutte poi le differenziazioni diciamo punto di vista formale sotto il quale viene considerata la questione del linguaggio alla fine non si separano, perché un aspetto, l'ermeneutica richiama il formalismo, il formalismo richiama l'idea, l'idea richiama la poetica letteraria, insomma, è veramente complesso questo mondo. Ecco, e in questa cosa io ho una piccolissima domanda da porre alla professoressa: che rilevanza ha avuto il presupposto, diciamo, personalista nella questione del linguaggio? Io e tu, ich und tu, Buber, c'un compagnia, queste cose qua. C'è stato uno spazio? Allora, non c'è stato un grande spazio, effettivamente, ma non perché non ci sia pertinenza. Forse avete presente quando ho rilevato la semplicità, l'elementarità saggia di quel passaggio di Gemelli che dice ci deve essere uno che parla e uno che ascolta. A me in questo caso piace ricordare Karl Bühler come non solo amico personale di Gemelli, ma come un'autorità nelle scienze del linguaggio,
che tematizza proprio l'importanza in ambiti in cui le specializzazioni sono davvero tante e fanno fatica, pur con tutta la buona volontà di questo mondo, a intendersi, perché il filologo esperto di iranico con il linguista computazionale, capite bene che hanno delle specializzazioni belle diverse, ognuno è bravo nel suo campo, ma prima di riuscire a dirsi due cose condivise deve metterci un po' di tempo. Bene, questa elementarità dell'uno che parla e dell'altro che ascolta rispetto a qualcosa di cui insieme parlano, Bühler la mette come condizione radicale per una modellizzazione di ogni teoria del linguaggio. Cioè dice, creiamo un'assiomatica delle scienze del linguaggio, andiamo dai vari addetti ai lavori a chiedere quali sono le categorie per loro essenziali per afferrare quell'ambito di cui specificamente si occupano. Però ritorniamo sempre a quello che lui dice, l'elementare Sprachereignis, cioè l'evento del parlare elementare, di base. Uno parla a qualcun altro di qualcosa. Quindi appunto l'idealismo che dice soltanto il pensiero, il linguaggio, in realtà è un'azione il parlare, è un'azione sociale, è un'azione che comporta almeno due soggetti, poi con la comunicazione di massa che si è potenziata nel nostro secolo. Assolutamente, quindi l'unità psicofisica, la voce, le varianti individuali rispetto alle codifiche che comportano il mezzo, le onde sonore, la loro configurazione, le loro proprietà, eccetera, eccetera. Ma in tutto questo è essenziale non perdere di vista quei capisaldi senza di cui l'atto del dire si smarrisce, diciamo, le sue coordinate fondamentalissime. Spero di farvi sorridere raccontandovi un aneddoto. In un progetto di ricerca un filosofo del linguaggio era accolto, ma come dire, visto un po' come quello che c'entrava poco, il progetto era di filosofi. Quindi il progetto viene formulato in tutti i suoi dettagli e alla fine bisogna mettere anche il pezzettino del filosofo del linguaggio e si dice, ma siamo anche